Siamo ritornati con un nuovo video. Yay! Scusate se non sto facendo più video, ma non avevo proprio tempo di fare niente, neanche di respirare praticamente. Infatti mi hanno sepolto. Comunque, qui oggi sono qui con un video di Minecraft per presentarvi una pack. Una pack. Infatti, per chi se lo chiedesse, sì, è diverso. Non ho cambiato Minecraft, però è una pack che sono riuscito a mettere per un caso. Cioè, io credevo che si mettevano da una parte. Infatti ho scaricato due pack, le ho cancellate per nulla. Due pack bellissime, le ho cancellate per nulla e sono un coglione. Comunque, qui sono per, oggi sono per presentarvi la pack, non mi ricordo come si chiama, ve la vediamo dopo nel menu. Questa pack la trovate in descrizione, un link mediafire mio. Comunque, è bellissima. Allora, questa pack che cosa fa? Allora, questa pack praticamente è una pack che serve, che è una pack, cioè una texture e basta. Semplice texture, basta. Questa texture è molto carina perché ricorda molto un film della Dreamworks e poi è molto realistica, cioè fa vedere le cose molto meglio della pack normale, cioè della cosa della pack no della texture standard che sta su Minecraft, ed è davvero molto carina. Per esempio le torce sono fatte, non sono semplici bastoncini con le fiaccole, ma sono proprio fiaccole con le cose di ferro per agganciare, le cose per proteggere dal fuoco. È stato fatto tutto molto bene. I cubi sono fatti un pochino, cioè sono stati fatti bene. Questa pack io la considero come una pack di un gioco di ruolo. Perché come un gioco di ruolo? Semplicemente per il fatto che è la pack per far assomigliare Minecraft a un gioco di cavalieri. Non sto scherzando. La grande cosa di questa pack è che ogni volta che noi costruiamo qualcosa di materiali diversi, non sono uguali. Se costruiamo l'ascia di legno diversa da quella di pietra diversa da quella di ferro diversa da quella di... Da, no, quelle di... L'uniche uguali sono quelle di ferro, di ferro, di oro e di diamante sono uguali. Infatti, vedete, è un'ascia. È un'ascia. È un'ascia. Pure questa è un... Pure questa sembra una falce, è fighissimo. E eccetera, eccetera. Qua è tutto cambiato, tutto sembra molto... come posso dire? Sembra tutto molto... stile cavaliere, perché? Poi c'è un mirino che è davvero molto caruccio, non è più la croce, ma è una specie di pentagono. Come vedete, sono cambiate pure gli slot per dove si conserva il cibo, gli slot dove sta l'inventario, l'inventario vero e proprio, la vita, l'armatura. Per esempio, l'armatura, vedete com'è fatta? Questa è l'armatura di ferro che ho fatto io adesso. La skin è cambiata, infatti non è più quella specie di uomo senza la bocca, ma è una specie di Rambo con i baffi alla stile Breaking Bad, ed è davvero bellissima. Io vi consiglio di scaricarla e voglio ringraziare Ciccio Gamer perché ha messo il link di questa pack, di questa texture in descrizione. E andiamo avanti. Voglio chiedervi ulteriormente scusa del fatto del perché non sto facendo più video, ma non Sto facendo più video, ma il fatto è che non ho proprio tempo. Sì, infatti, non ho tempo con che stiamo facendo di lavoro a casa, la scuola, gli esami, perché io oggi quest'anno faccio gli esami di terza media, siamo a praticamente siamo a metà maggio e io sto finendo la tesina. E comunque tutto a posto. Parlando di Minecraft, sempre io direi che è una skin bellissima e merita tanto. È cambiato praticamente tutto, anche la sabbia, l'acqua, la lava che sembra vomito della cosa dei Fantastici 4. L'acqua che sembrano le cellule, i globuli bianchi di Osmosis Jones. Però,
È bella, è una bellissima texture. Cambia anche il menu ed è bellissima. Per metterla semplicemente dovete scrivere nello spazietto ricerca del coso start, del pulsante start, dovete scrivere percento, updata percento con 2p. E praticamente dovete andare in basso fino a quando trovate punto Minecraft e ci sarà una cartella dove c'è scritto Rinspec, una cosa del genere. Voi l'aprite e ci inserite tutto il pacchetto zip che sta. Da dove l'ho scaricata io c'era scritto pack per versione 1.7.4, ma io l'ho inserita e la mia è la 1.7.9 e funziona benissimo. Comunque ragazzi, questa pack è bellissima, io la amo, cioè in pratica la sto giocando solo da 10 minuti e già l'amo. Ragazzi, scusate se non sto facendo più video di Assassin's Creed e Saints Row, però non sto trovando il tempo, ho trovato ora il tempo di fare questa. Ragazzi, queste sono le serie che volevo fare, poi mi sto installando da Steam Arma 3, un gioco di guerra, carino. Perché oggi Steam ha fatto l'offerta di 5 giorni, che per 5 giorni è gratis, quindi io non me la faccio scappare. Però se cambio il computer, però se compro un altro computer, ovviamente questo non lo posso buttare perché sono Arma 3, va a buttare. Che altro dovrei dire? Vabbè, ragazzi, vorrei crearmi una serie perché praticamente volevo spiegarmi questa cosa. In Minecraft 1.7.9 c'è una particolarità. In modalità sopravvivenza non è una modalità sopravvivenza, è una modalità creativa senza gli oggetti. Semplicemente. Perché praticamente se noi ci facciamo male, la vita si ricarica. E che vuol dire che la vita si ricarica? Vuol dire che non possiamo morire. A parte che se io entro nella lava, non lo faccio, perché sennò distruggo tutto questo patrimonio. Se io cado nella lava, muoio perché non ho tempo di rigenerarmi. Poi il cibo non. Il cibo non scende mai. E non ci sono mostri né zombie. E quindi questo è come se fosse una versione di Minecraft super mega facile alla versione 2.0. Sto dicendo cazzate a vambero. È facilitata questa versione e per questo io dico che non ne vale proprio la pena di giocare così. Io infatti ora ci sto giocando, ma su di questo non ci farò per niente, cioè non ci farò affatto una serie. Ho iniziato di nuovo a fare i video solo per un'altra ragione, l'ho fatto per il mio amico Lorenzo che è un mio grande fan, che ha detto che sono un grande. E mi ha detto perché non stai continuando a fare video? Ho detto va bene. Poi lui mi ha dato il link e il nome di una partita multigiocatore dove possiamo accedere all'Hunger Games, agli scontri con la spada, eccetera. Quindi, ragazzi, farò una serie anche su di quella. P per parlare delle serie in estrema, la chiamerò l'estrema vita di Phil Bish. Sì, il nome fa cagare, ma vabbè. Però, e non ci saranno né trucchi né cassabonus. Io direi che il video può finire qui. È durato molto. Sì, tanto. Quindi io direi che può finire qui il video. Lasciate un like. Iscrivetevi e noi ci rivediamo in un prossimo video.